radicata a una partecipazione attenta alla vita della parrocchia, a una collaborazione più efficace e progettuale, togliendosi da un meccanismo di delega dove uno dice vabbè, tanto c'è stato un Federico che lo fa con chi per lui. Il Signore ha chiamato me, ma sta chiamando pure voi. Allora concludo con il saluto della seconda lettura. Gesù, che ci ha dato consolazione eterna e buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni parola e opera di bene. Che Dio ci benedica. Tu solo sei uomo e fonte della vita, e hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e annientarle con gli splendori della tua voce. Fate questo in memoria di me. Avete avuto un sacerdote che è stato capace di spendersi per il Signore, per il bene della comunità, per il regno di Dio. Noi l'abbiamo come comunità preparato per la missione, ecco, che andrà ad iniziare sabato prossimo lì nella comunità di Sant'Antonio a Trecase. Allora, Federico, ti auguriamo ogni bene, continua a fare, a essere quello che sei, o che ama la parola con la vita, io sono sempre la parola. Abbiamo detto già a Dio il nostro ringraziamento con l'Eucaristia, quella è la forma più alta di grazie che gli possiamo dire. E ringrazio Dio che mi ha dato la possibilità di vivere qui i miei primi anni di sacerdozio. Il Signore mi ha dato la possibilità di seminare e di raccogliere con abbondanza i primi frutti del mio ministero. Qui ho presieduto per la mia prima volta l'Eucaristia e sono stato sempre consapevole che per riedificare il Tempio non c'era bisogno solo dei lavori. C'era bisogno, riqualificando la scrittura, di riqualificare le relazioni, con un rinnovamento che partisse in modo particolare dai giovani. E a occhio e croce mi sembra che ci siamo riusciti. La bellezza delle nostre attività estive, la qualità della formazione proposta nei percorsi ordinari, una liturgia che diventava crescentemente più bella, un'azione di carità che facesse uscire da una fede intellettualoide il passaggio da un clima di partecipazione più densa a un clima di comunità accogliente, sono stati questi, no, i cardini del lavoro di questi anni. E in questi anni pure le esperienze di servizio sono state molteplici, senza dimora, amministranti, collaboratori, azione cattolica, le forme alimentari, servizio per la pastorale giovanile, del veganato, della diocesi, abbiamo fatto insieme davvero tante cose. Oggi ci sono delle realtà che ormai camminano tranquillamente pure senza la mia presenza, in modo particolare per l'oratore estivo. Come abbiamo accolto il Papa, voglio ricordare che è stato anche questo un segno bello, che lì non ci sono andato da solo, ma ci sono andati quei ragazzi della mia parrocchia. Anche la figura del vescovo per questa comunità non è mai stata un pazzo che viene in parrocchia quando il prete deve fare una bella figura. Anzi, è stato il segno visibile dell'unità della Chiesa da andare ad ascoltare quando insegna dalla sua cattedra. Quindi il collegamento con la diocesi forte che abbiamo avuto in questi anni. I momenti spirituali, venire parrocchiati, le esperienze che abbiamo fatto qui in giro, tra Misciane, Carpignano, Lagognano, tutte tappe fondamentali, no, dell'esperienza di fede che abbiamo poi coronato poi con il percorso della GMG. Importante nella mia vita spirituale in questi anni è stata la messa delle 7 del mattino, quella lì dove mi sono sforzato di preparare un'omelia radicata biblicamente sulla prima lettura. Quest'anno abbiamo incontrato i Vangeli, in modo particolare i due parroci al quale sono stato a fianco, Don Pasquale e Don Rosario. Ciascuno nella propria esperienza ha saputo consegnarmi il meglio del proprio bagaglio esperienziale. Don Pasquale con il servizio agli oratori, i progetti caritativi, la sua spiritualità biblica. Quest'anno insieme con Don Rosario, con
come alla cura di tutto ciò che stavamo, si stava realizzando in questi ambienti, il contatto con il mondo del lavoro che lui ha saputo trasmettergli, l'impegno di Azione Cattolica, la qualità delle liturgie, il suo modo di lavorare continuamente in maniera progettuale. E allora mi congedo dicendo: fate una preghiera per me. Quindi,